Il progressivo invecchiamento della popolazione rappresenta una delle sfide più importanti che l'Europa si trova ad affrontare nel futuro immediato, tanto che il 2012 sarà nominato l'anno dell'invecchiamento sano ed attivo. La Regione Toscana, con l'azienda regionale di sanità, ha da alcuni anni avviato il progetto Inchianti, Invecchiare Inchianti, una ricerca sui cui risultati si è fatto il punto nel corso di un convegno dal titolo La vita è adesso, invecchiare bene nella società di oggi e di domani. In dettaglio cosa viene fuori? Fondamentalmente che l'alimentazione, un intake calorico corretto, una dieta mediterranea quindi intermedia, cioè non eccellente perché non è possibile per persone anziane, un buon, moderata intensità di esercizio fisico sicuramente migliorano non solo la qualità della vita, che è fondamentale negli anziani, ma riducono il numero di malattie, il numero di eventi acuti, quali cadute, problemi cognitivi e quant'altro. Lo stato di salute degli anziani in Toscana è piuttosto buono e generalmente omogeneo da zona a zona. No, non ci sono delle grandi differenze. In Toscana sull'aspettativa di vita è abbastanza simile ai vari posti. Diciamo, lungo la costa da sempre noi sappiamo c'è un maggiore numero di problemi. Il benessere nell'età senile dipende molto da stili di vita sani, ma dipende molto anche dalle politiche sociosanitarie messe in atto dalle istituzioni, soprattutto nella creazione di opportunità di rapporti sociali. Penso che non sia solamente l'aspetto sanitario da mettere in campo, ma se sia proprio il complesso delle attività di socializzazione, di integrazione che dobbiamo mettere in campo. E non a caso stiamo lavorando fortemente sul processo di integrazione tra sociale e sanitario. Modo che magari si faccia a meno di qualche abitudine che forse prima non era possibile, ora stanno venendo avanti e che sono sicuramente poco conciliabili con una buona qualità della vita, con una lunga vita e un impegno.